Ma su Facebook c'è qualche giochino tipo Texas Hold'em, ma in generale non ne conosco tantissimi. Eh sì, ogni tanto Facebook porta anche un po' alla noia, quindi uno cerca di distrarsi con questi giochini. Magari non si giocano soldi veri su Facebook, però può portare comunque a, diciamo, educare a giocare appunto d'azzardo. È capitato alla slot machine qualche volta, ma credo l'ultima volta sia stato almeno 7 mesi fa, quindi niente di, diciamo, preoccupante. Ma da conti matematici che hanno fatto, è praticamente impossibile vincere le slot machine. E perché alla fine, se si vince qualcosa, tutti cioè, alla fine non si vince niente perché una persona gioca in continuazione e il numero di vittorie non è pari al numero delle perdite. E non è un caso, infatti, che il gioco d'azzardo si è aumentato in questo periodo di crisi, quindi da dopo il 2009. Infatti chi gioca le slot machine o comunque gioca anche biglietti della lotteria o cose di questo genere sono soprattutto fasce quelle più povere, quindi anche proletariato o bassa media borghesia. L'ho fatto una volta, però ho perso subito. È una partita tipo Chieti-Napoli, però l'ho persa alla prima partita.